parola al consigliere Carisi. Prego. Grazie Presidente, non ho mai stimato il Vice Sindaco De Cesaris né per le decisioni prese né per il modo in cui portava avanti la presa di queste decisioni. Nonostante questo, riconosco che tra i soggetti della Giunta, ribadisco da me assolutamente non stimato per le decisioni prese, fosse una figura chiave e se oggi qualcuno si è dimesso, è il vice sindaco, ma è anche in parte il sindaco di questa città. E qui io addosso una grandissima responsabilità, quello di rimanere immobile, immobile non per colpa sua diretta, ma immobile per essere in mano a questa maggioranza. Lei non ha la possibilità di fare il sindaco con polso. Questo purtroppo è una constatazione che avevamo preso nel 2011 e che si è verificata. Io non ho assolutamente altro da aggiungere. Spero che questa sia l'occasione per prendere in mano le redini seriamente della città, se no è l'occasione di dimettersi e di far finire questo esperimento. E concludo con una valutazione. Lei in un intervento sulla 7, un po' di tempo fa dalla Gruber, aveva detto che il Movimento 5 Stelle non è in grado di governare, non ha avuto performance. Invece quello che si sta avverando nelle amministrazioni che gestiamo, che sono sempre di più, a parte il fatto di vincere i ballottaggi quando ci arriviamo, è che dove iniziamo a governare, anche se siamo al primo giro, abbiamo delle performance migliori di quelli precedenti, e non per nostre competenze specifiche, ma semplicemente perché arriviamo al governo con una maggioranza singola, che quindi ha la libertà di fare e di portare avanti le promesse che ha fatto in campagna elettorale. Questa è l'unica cosa che darà su medio e lungo termine il vantaggio al Movimento 5 Stelle rispetto a qualunque altra forza politica. Buona fortuna.